Quello fra il Pescara e il comune di Pizzoferrato è ormai un binomio vincente per il secondo anno consecutivo. Il Pescara farà il suo ritiro, almeno la prima parte del ritiro precampionato, a Pizzoferrato. Sindaco, per voi una bella soddisfazione, avete lavorato tanto per poter ospitare anche quest'anno il Pescara. Beh sì, come dire, noi ci siamo impegnati, però tocca sempre ringraziare la dirigenza, il presidente, l'amministratore delegato che ci hanno, come dire, reso felici per questa nuova presenza. Chiaramente noi siamo orgogliosamente pescaresi in questo caso. Abbiamo preparato l'ospitalità, speriamo di essere all'altezza, ci auguriamo di poter essere all'altezza della situazione perché il compito è molto impegnativo. Però, come dire, la sfida ci fa gioire, quindi insomma vi aspettiamo e aspettiamo tutti i tifosi, la tifoseria, la città di Pescara, gli amanti del calcio e dello sport a Pizzoferrato per stare questa settimana biancazzurra insieme. Iniziamo con una cosa molto carina, credo, no? La mostra sul Pescara Calcio. Il ricavato sarà devoluto a scopo di beneficenza, c'è Massimo Mucciante che si occuperà a cura sua la mostra, poi ci saranno gli incontri con la stampa, un momento di convegno tra per l'Abruzzo e il territorio, cioè non si capisce perché solo il Trentino debba poter credere che lo sport sia anche un'occasione di sviluppo e di promozione come noi crediamo, per questo ringraziamo il Pescara perché venendo da su rende anche un servizio al territorio, alla Maiella Orientale, non solo a Pizzoferrato, e quindi poi ci sarà la partita dell'amicizia e la scompagnata biancazzurra perché è anche un incontro oltre che sportivo anche di comunità.